quasi dentro. Bene, piazzate le ultime cariche. Merda, stanno per entrare. Devo alzare il livello dell'acqua. Mio signore, gli ultimi seguaci del profeta si sono barricati dentro la tomba. Ci siamo accampati all'entrata e ci stiamo preparando a sfondare le barricate. Prima che bloccassero l'entrata ho visto l'uomo che proclama di essere il profeta. E devo ammettere che la somiglianza è impressionante. Ma non può essere. Non importa, saranno tutti morti prima dell'alba. L'ordine della Trinità farà sì che la sua eresia finisca qui.
Se riuscissi a salire su quella trave. Sbagliato. Ehi, è qua giù. Piazzate le cariche. La tomba del profeta. Dopo tutto questo tempo. E il manufatto? All'interno, se Dio vuole. Apritela, ma fate piano. Potrebbe essere estremamente pericoloso. Chi diavolo sei? Sei una donna intelligente. Suppongo che tu già lo sappia. La Trinità.
Dov'è il manufatto? Non so di cosa tu stia parlando. Non fare la spiritosa con me. Sei stata tu a condurci qui. Senti, era vuoto quando ho aperto. Non c'erano corpi e nessun manufatto, te l'assicuro. Tutti giù! Lara! Ho così tante cose da dirti che... Hai trovato la tomba del profeta? Sì, ma mi hanno seguita. Cosa? Chi? Si fanno chiamare la Trinità. Hanno provato a uccidermi. Che diavolo succede qui? Cominci a spaventarmi. La tomba era vuota, ma credo cercassero la sorgente divina. Il manufatto che cercava tuo padre? Sì, e c'è dell'altro. Nella tomba c'era questo simbolo, ero sicura di averlo già visto, stavo per impazzire. Poi mi sono ricordata, l'avevo visto qui, in uno dei libri di papà. Stai a sentire. La città perduta di Kitesh pare essere scomparsa in Siberia attorno al XII secolo. Secondo la leggenda, appena prima di essere attaccata dalle orde dei mongoli, fu sommersa dalle acque di un lago. E che c'entra con il manufatto del profeta? Lo stesso simbolo. Lara. Se la sorgente divina è nascosta tra le rovine di Kitesh, pronta per essere ritrovata, allora devo andare. In Siberia? Stai scherzando? Pensaci. Se questa cosa potesse davvero svelare il segreto dell'immortalità a noi, cambierebbe tutto quanto. Malattie, sofferenze, morte, sparite. Ma non ti sembra una follia? Jonah. Ne abbiamo passate tante insieme. Sai che ne vale la pena. Potrebbe essere vero. Non mi importa che sia vero. Ho perso troppi amici e non voglio perdere anche te. Papà non ha mai collegato tutto a Kitesh. È per questo che ha abbandonato tutto. Inclusa te. Smettila di darti la colpa. Non c'entri. Se l'è andata a cercare. Non posso deluderlo. Non ora. È tutto quello che ho. Invece no. E se stessi buona per 5 minuti, lo capiresti anche tu. Merda! Jonah. Yes.
Lara! Oh mio Dio! Fermo! Lascia quel libro! Non puoi fermarci! Merda, Lara. Che cosa facciamo? Ce li ho portati io, Jenna. Se la sorgente divina esiste, dobbiamo trovarla per primi. Si va in Siberia, allora. Lara, mi senti? Sono al rifugio! Jonah! Jonah! Se mi senti... torna indietro! Non venirmi a cercare! Devo farlo da sola. Mi serve un rifugio.